Buonasera e benvenuti alla prima intervista in cui si vede il presentatore, che sarei io, Mattia. E l'intervistato, che sarei io. Sherwood On Air, siamo qui con il mitico Piero De Checchi. Ciao Piero. Ciao Mattia. Io mi ricordo di te in una band rock, i Blue Shoe String. I Blue Shoe String. Sì, dico male? Dici bene. Tutto sto rock and roll e sei finito a voler intraprendere questa strada del bluesman solista, che è tosta, diciamo. Beh, sicuramente una strada tosta, perché comunque un approccio al blues solistico prevede appunto di giocarsela tutta da soli, quindi improntare un repertorio fedelmente blues, senza però un'architettura di band, diciamo, è un po' faticoso. E quindi via di finger picking, via di blues quello vero, diciamo, possiamo dire quasi delta blues, sto sbagliando? Sì, delta blues e non solo. Il mio approccio al blues, almeno in questo progetto, è basato appunto su un'analisi e uno studio del blues, quello degli albori, delle origini, molto roots se vogliamo. In particolar modo l'approccio che ho nei confronti del blues riguarda inoltre la tecnica chitarristica, quella del finger picking, che è una tecnica chitarristica nata dall'esperienza dei neri verso la fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Oddio, negli... è partito ragazzi, è partito. Adesso vi caccio il pippone. È partito. Negli stati, soprattutto quelli del sud degli Stati Uniti, chiaramente i neri non erano visti proprio di buon occhio e non avevano sempre dei lavori. Quindi una fonte di reddito che si erano trovati era quella di suonare per strada. Proprio perché non erano visti di buon occhio, spesso gli assembramenti di neri, due o tre persone, rischiavano linciaggi e comunque non un approccio molto benevolo. Quindi in ambito musicale questo come si traduce? Nell'elaborare una tecnica che assolvesse, che racchiudesse vari strumenti in uno solo. Spiegando più nel dettaglio, la tecnica finger picking prevede l'utilizzo del pollice dedicato alla parte del basso, mentre le altre dita svolgono la parte, ricoprono la parte melodica. Diciamo che, come diceva Keith Richard, con una mano fai due persone, nel senso che fai sia basso che chitarra e riesci cantando praticamente a fare una specie di band tutta sì. un one man show, però sì, di cent'anni fa, il concetto principe. La cosa interessante è perché comunque secondo me viviamo un'epoca in cui i perché del blues e dell'emergere del blues comunque sono tornati in qualche modo, sono tornati gli spettri, è tornata una società difficile da gestire, da tenere, c'è un sacco di razzismo, possiamo dirlo, sì, tranquillamente, c'è un sacco di xenofobia, omofobia, e quindi ovviamente tornano anche quelle musiche che invece, perlomeno a livello passionale, professano l'amore. Così. Sì, siamo diciamo tornati sì. Qua, cioè siamo molto più dobbiamo vicino. Stare storti, cioè noi dobbiamo, vedo, sennò mi avvicino troppo, dopo è un casino. Mi lanciano oggetti. Quindi tu canti l'amore Piero, secondo me tu canti l'amore, è vera questa cosa? Io canto l'amore. Canti l'amore. È così. Ci giriamo così, ci guardiamo, sì, e lanciamo il nostro slogan che quest'anno è It's Time, e quindi adesso tu ci devi dire che cos'è per te, cosa può voler dire It's Time per te in questo momento. È una domanda estremamente difficile e farei estremamente fatica ad esprimerla con parole mie, quindi ricorro a una citazione. Ha studiato, ragazzo. La citazione è di una canzone dei Birds, Turn Turn Turn, del 68 se non sbaglio, e la citazione è: a time to burn, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. Grazie Piero, grazie mille, grazie e in bocca al lupo per la serata.